Beatrice Luzzi al limite, tra urla e pianti, la decisione che cambierà tutto. Nella casa del Grande Fratello la tensione è palpabile e le emozioni sono all'ordine del giorno. Una delle concorrenti, Beatrice Luzzi, ha recentemente vissuto momenti di grande difficoltà, culminati in una notte di urla e pianti che hanno turbato non solo gli altri partecipanti al reality, ma anche il pubblico a casa. Questo episodio ha avuto luogo dopo una puntata particolarmente intensa, trasmessa lunedì 5 febbraio, durante la quale Beatrice ha avuto uno scontro diretto con Alfonso Signorini, il conduttore del programma. Beatrice, visibilmente provata, ha espresso il suo disagio e la sua frustrazione per come si sente trattata all'interno del programma, sia dai concorrenti che dalla stessa conduzione. Ha dichiarato di essere al limite e ha suggerito la possibilità di abbandonare il gioco, un gesto che ricorda quello di Fiordaliso, un'altra concorrente che ha scelto di lasciare la casa in precedenza. La risposta di Signorini ha cercato di riconoscere il valore di Beatrice all'interno del programma, pur ammettendo che a volte la sua personalità può portare a situazioni di tensione. La notte seguente alla puntata, Beatrice ha vissuto ore di grande sofferenza, come riportato da Anita Olivieri, un'altra concorrente, che ha descritto la situazione come estremamente turbolenta, con Beatrice che ha urlato e pianto per tutta la notte, disturbando il riposo degli altri partecipanti. La situazione ha suscitato preoccupazione anche fuori dalla casa, tanto che l'ex marito di Beatrice, Alessandro Cisillan, è intervenuto contattando gli autori del programma. Attraverso un messaggio pubblicato dalla community ufficiale di Beatrice su Instagram, è stato comunicato che, nonostante le difficoltà, Beatrice ha deciso di rimanere nel gioco, sostenuta dall'incoraggiamento e dalla determinazione trasmessi dall'ex compagno. Inoltre, gli amici di Beatrice hanno diffuso una lettera aperta in suo sostegno, esprimendo incredulità e disappunto per il trattamento ricevuto da Beatrice in diretta televisiva e ribadendo i valori di uguaglianza, condivisione e solidarietà che caratterizzano la loro amicizia con lei. Hanno descritto Beatrice come una fonte di aria pura, intelligenza, intraprendenza, amore, sottolineando la loro vicinanza e il loro sostegno incondizionato. Questo episodio all'interno della casa del Grande Fratello mette in luce le dinamiche complesse e spesso difficili che si sviluppano in contesti di convivenza prolungata sotto l'occhio delle telecamere, dove le emozioni sono amplificate e ogni parola o gesto può assumere un significato più profondo, influenzando non solo i rapporti tra i concorrenti, ma anche la percezione del pubblico.